Ciao Bim Bim, benvenuto a un nuovo lavoretto creativo. Oggi creeremo un lavoretto dedicato alla festa della donna. Ci serviranno colla vinilica, forbici della punta arrotondata, matita, righello, scovolini verdi, carta crespa gialla, verde chiaro e verde scuro. E infine uno spago giallo. Iniziamo a prendere la carta crespa gialla e a fare le nostre palline per la mimosa. Andiamo a tagliare dei pezzetti e li andiamo ad appallottolare in questo modo. Una volta fatte le palline le mettiamo da parte. Andiamo a prendere la carta crespa verde. Ne ritagliamo un quadrato. Allarghiamo la parte superiore. Dopodiché prendiamo i nostri scovolini, misuriamo e tagliamo a metà. Andiamo a fissare i nostri scovolini alla fine, dandogli un giro in questo modo. Prendiamo la carta velina verde, quella più scura, e facciamo le foglie. Facciamo la forma della foglia. Tagliamo adesso come delle frangette. A questo punto mettiamo gli ambi, prendiamo un pezzettino di spago e andiamo a fare un fiocco. Con la colla vinilica andiamo a incollare le nostre foglie. Adesso mettiamo le nostre palline sui gambi. Le
Ed ecco il risultato finale.